euro, adesso ho 400 euro che posso spendere, quindi sicuramente posso comprare più di prima. Quindi le nuove combinazioni saranno sicuramente più in alto e a destra di prima. Trovate? La pendenza del nuovo vincolo di bilancio si modifica oppure no quando R aumenta, secondo voi? Qual è la pendenza? La pendenza del vincolo di bilancio cambia quando R cambia? No, perché la pendenza è data dal rapporto tra i pezzi. Quindi quando due rette hanno la stessa pendenza sono parallele. Quindi un aumento di R si traduce dal punto di vista della geometria in una traslazione del vincolo di bilancio verso l'alto e verso destra senza modificare la pendenza del vincolo di bilancio. Ok? Quindi quando R aumenta il vincolo si sposta in questo modo. Ok? Ovviamente quando R diminuisce avviene il contrario, cioè la retta del vincolo di bilancio si sposta verso il basso e verso la sinistra. Ci siamo? Ok, quindi iniziamo ora a ragionare su qual è la conseguenza per la scelta ottimale dell'individuo. Facciamo un bel grafichetto con un iniziale vincolo di bilancio, una iniziale curva di indifferenza, un punto A in cui ho trovato la mia combinazione ottimale e in cui io sto spendendo i miei 300 euro al mese per comprare due beni X e Y. Mi danno un aumento di stipendio e sono in grado di spendere più di prima. Ho un aumento nella mia capacità di spesa. Quale risultato posso avere? In linea generale, ovviamente devo trovare, dal punto di vista geometrico, tra tutte le infinite curve di indifferenza, la curva di indifferenza più alta che tocca il nuovo vincolo di bilancio e che quindi è tangente al nuovo vincolo di bilancio. Immaginiamo che sia questa. E quindi in questo caso, a seguito di un aumento di R, ho avuto un aumento della quantità del bene X che io compro ogni mese e un aumento nella quantità del bene Y che io compro ogni mese. Mi trovate? Che XB è maggiore di XA, YB è maggiore di YA. Siamo? Quindi possiamo generalizzare, provare a generalizzare questo risultato dicendo che di solito, e poi saremo più precisi, se il reddito dell'individuo aumenta, la quantità acquistata di un certo bene dovrebbe aumentare. Trovate? Ora, secondo voi questo è vero sempre? Ovviamente no, perché se avete capito il mio ragionamento, immaginiamo che X sia
i chili di pane che io compro ogni mese. Quindi se sono poverissimo e ho soltanto 100 euro da spendere in un mese, probabilmente ne spenderò una grande quantità per comprare il pane. Se aumenta la mia capacità di spesa, quasi sicuramente aumenterò la quantità di pane che acquisto. Ma se aumenta ancora la mia capacità di spesa, probabilmente inizierò a comprarmi ogni tanto della carne o della frutta o qualche altra cosa. Cioè non aumento soltanto la quantità di pane che compro per sempre. Inizio a comprare dei beni, come vi ho spiegato già in passato, anche dei beni via via meno indispensabili ma più voluttuari. Se ho uno stipendio basso, devo solo pagare l'affitto, comprarmi da mangiare e qualche vestito, quando il mio stipendio inizia a aumentare magari inizio a fare qualche vacanza, ma non è che continuo a comprare sempre più cibo o sempre più vestiti. Quindi possiamo anche sintetizzare questo risultato in un nuovo grafico in cui misuriamo sull'asse orizzontale il mio reddito, la mia capacità di spesa, e sull'asse verticale la quantità del bene X, un bene X generico che io compro. Quindi normalmente, se ho zero, reddito 0, compro 0, quando il mio reddito aumenta inizio a comprare un po' di più di questo bene. Scusate, ho fatto una confusione sugli assi, perché qui misuro la quantità del bene, qui misuro invece la capacità di spesa. Quindi, ricapitolando, quando R aumenta, la mia capacità di spesa aumenta, io aumento l'acquisto, la quantità di acquisto del bene X, ma a un certo punto non ne aumento più. Cioè questa curva diventa verticale, che vuol dire che quando il mio reddito aumenta ancora, il mio acquisto ulteriore di bene X va a zero. Un esempio che facevamo, smetto di comprare altro pane e inizio a comprare della frutta o a fare un viaggio. Ok? Quindi questo è il risultato che abbiamo per i beni che si chiamano normali. La domanda di un bene normale aumenta con il reddito, ma a un certo punto smette di aumentare. Ci sono dei beni per cui magari questa domanda non smette di aumentare. Se sono molto ricco, faccio il collezionista di quadri, più il mio reddito aumenta, più quadri riesco a comprare. Però sono appunto beni chiamati beni di lusso, che sono dei casi un po' particolari. E c'è un altro tipo di bene particolare che ha una proprietà per cui quando il mio reddito aumenta oltre una certa soglia, non solo smetto di comprare altre quantità di questo bene, ma io ne riduco l'acquisto. Quindi per questo secondo tipo di bene, oltre un certo livello di reddito, la quantità che acquisto diminuisce. E questi beni si chiamano beni inferiori. Quindi quali sono i beni inferiori? Sono quei beni la cui domanda diminuisce all'aumentare del reddito. Perché? Perché di solito questi sono dei beni di bassa qualità che hanno dei beni sostituibili di qualità migliore. Quindi se
io ho un reddito molto basso, ma mi piace bere vino, mi compro qualunque vino, costa un euro al litro, ma che non è molto buono. Se il mio reddito inizia ad aumentare, io smetto di comprare vino che costa meno di un euro e passo a comprare qualche bottiglia che costa di più e che ha un gusto migliore. Quindi il vino a poco prezzo, di bassa qualità, è un bene inferiore, mentre il vino di buona qualità è un bene normale o addirittura un bene di lusso. Magari lo compro per metterlo in cantina, più soldi mi arrivano ogni mese, più ne acquisto. Questi ovviamente sono delle curiosità dal punto di vista della scelta del consumatore, ma sono importanti dal punto di vista di chi produce e vende questi beni. Cioè, se io devo decidere che tipo di beni produrre e i miei consumatori hanno una bassa capacità di spesa, compreranno anche beni di bassa qualità. Però devo sapere che se il benessere dei miei consumatori aumenta, smetteranno di comprare un bene di bassa qualità per comprarne uno di qualità migliore. Quindi, se io sono in grado di vendere beni di diversa qualità, devo tener conto del reddito dei miei consumatori per sapere se la quantità che vendo aumenterà o diminuirà in base agli aumenti del reddito. Tecnicamente, se io voglio rappresentare sul nostro grafico delle curve di indifferenza un bene inferiore, come si fa? Oh, questa è una cosa che io non vi ho forse detto finora, però ve la dico e ve la ridirò un sacco di volte durante il corso. All'esame non è indispensabile fare i grafici, saper fare i grafici, perché non vi chiedo mai di disegnare un grafico, vi chiedo sempre di fare dei ragionamenti. I grafici dovrebbero aiutarci a fare dei ragionamenti, però se voi proprio litigate con la geometria e odiate i grafici, potete lo stesso avere 30 se fate un ragionamento corretto. Quello che io cercherò di farvi capire è che i grafici ci aiutano a fare ragionamenti complessi che, se dovessimo spiegare a parole, ci richiederebbero una pagina e mezzo. Okay. Quindi dicevamo, domanda da 39, disegna la variazione nella scelta ottimale di un consumatore quando uno dei beni è un bene inferiore. Quindi questa, per ipotesi, è la curva di indifferenza di partenza, che tocca il vincolo di bilancio di partenza in questo punto. Ora, se il bene X è un bene inferiore, la curva di indifferenza più alta potrebbe essere qui. Perché? Perché in questo caso vedete che la quantità del bene X che io compro diminuisce, mentre la quantità del bene Y che compro aumenta. Quindi, quando il mio grafico è fatto in questo modo, il bene X è un bene inferiore e il bene Y è un bene normale. Trovate? Tutto chiaro? Vediamo. Ok, quindi ricapitolando. Allora, qua il reddito è aumentato.
conseguenza il vincolo di bilancio si è spostato verso l'alto e verso destra. Ora X è un bene inferiore e quindi il suo consumo diminuisce. Ora, se il suo consumo diminuisce, la curva di indifferenza più alta che posso trovare con il nuovo vincolo di bilancio deve incontrare il nuovo vincolo di bilancio per una X minore di prima, quindi deve incontrarla molto a sinistra sul nuovo vincolo. Se invece, ma non complichiamo troppo questo grafico, rifacciamolo un'altra volta, quando è il bene Y a essere un bene inferiore, ho un aumento della capacità di spesa, questa era la mia curva di indifferenza di partenza, se Y è un bene